Si prova qualcosa di particolare, come è particolare lui, musicista probabilmente senza antecedenti e senza conseguenti. E questo sembra paradossale perché senza antecedenti, come uno che usa il gregoriano, i modi rinascimentali, i modi medievali della chiesa, il gamelan, i ritmi africani, la metrica greca, insomma c'è una quantità di elementi incredibili che però vengono fusi miracolosamente in una sorta di cristallo che è lo stile di Messiaen. Per cui tutte queste componenti così eterogenee confluiscono in un'unica individualità. Questo è un miracolo unico nella storia della musica. Non si può prescindere naturalmente dalle condizioni incredibilmente difficili in cui è stato composto, in un campo di prigionia durante il regime nazista, da Messiaen, composto in una latrina. Non dimentichiamo che gli avevano assegnato un piccolo tavolo in fondo a un gabinetto. È veramente impressionante quello che è riuscito a fare, le condizioni in cui è stato eseguito nella prima volta a 8 gradi, e quindi non so come abbiano fatto, perché è un pezzo di una difficoltà enorme, quindi pura spiritualità e pura emozione anche nel momento in cui lo si suona. Se posso aggiungere una nota personale, essendo torinese, per me venire qui dopo tanti anni, io non abito più a Torino da un sacco di anni, venire qui nel Tempio Valdese a suonare una musica così, per me oggi è un giorno di incredibile esaltazione. Trovo questo pezzo come soprattutto un viaggio spirituale, sia per i musicisti sia per gli ascoltatori, che anche ha tantissimi elementi teatrici. E devo dire che anche suonare questo pezzo sempre mi sento in grande responsabilità, perché conoscendo le condizioni dei musicisti che hanno eseguito questo pezzo per prima volta, neanche avendo tutte le corde per gli strumenti, ad esempio, e adesso avere tutto il comfort e tutti gli strumenti di gran qualità, eccetera. Comunque, dobbiamo fare questo tuffo nell'ambiente molto pesante di questo freddo, di questo ambiente molto difficile, e trasmettere queste energie spaziale, e spero che il pubblico percepisce. Quello che ha detto Antonio Ballista è quello che è stata sicuramente un'impostazione che ci ha comunicato e che spero che sapremo rendere questa sera. La sfida è anche appunto
sentire effettivamente l'attualità anche di questo pezzo e il vissuto di questa composizione che è stata concepita in un momento di grandissimo disagio, fortissimo disagio, eppure trascendente, eppure di conforto per chi l'ha composta e per chi l'ha eseguita.